Dati i contenuti narrati, se ne sconsiglia l'ascolto ai bambini e a un pubblico sensibile. Il mistero dei bambini, di Rebiribo 00, capitolo 14. Vidisara immobile, con Giulia al suo fianco. Giulia, ma mica dovevi... Lo sto facendo, sono morta, posso fare cose che nemmeno te immagini. Ad un certo punto la vidi che fissava il muro e improvvisamente ci fu tipo un proiettore dove fece vedere mia moglie che bussò ad una casa. La conosco quella maledetta casa. Christian! Dal proiettore. Amore, ma c'è Esther? Ma ti pare? Quella lavora. Dai, fammi entrare. Li vidi entrare e lui iniziò a prenderla dai fianchi e la baciò. La prese in braccio e andarono in camera da letto. Sara, esci un attimo dalla stanza. No, papà! Ho detto esci! La vidi uscire e chiusi la porta a chiave. Mi sedetti vicino a Giulia, mi guardò e mi fece un sorriso. Era tenera questa sera. Vabbè, tornando al proiettore, entrarono in camera e la fece stendere nel letto. Le parole che sentii mi spezzarono il cuore. Amore, che ne dici se... E intanto lui puntava il suo coso. Che schifo. Che birichino, ti accontento, dai. La vidi abbassarsi e gli sfilò i pantaloni e i boxer. Lui la prese dalla testa e, vabbè, immaginate che cosa stava succedendo. Oddio, quanto sei dotata. Dai, adesso fammi divertire. La fece stendere e le aprì velocemente le gambe e fecero sesso. Ma non il solito, quello violento, privo di passione, privo di amore, privo di cervello. Perché lei, con una figlia e un marito che l'aspettano a casa, non si dovrebbe permettere a fare porconate in giro, questa troia. Mi misi a piangere come se non ci fosse un domani. E